salotto dello Speakeasy. Buonasera. Abbiamo oggi un salotto affollato, come abbiamo detto nell'ultima puntata, ci conosciamo da tanti anni. Allora, io ero il gigante e lui era il bambino, adesso si è fatto l'inverso. Cantare con il cuore, andare sempre al massimo delle proprie possibilità. Chi faresti? Enzo o Ezio? Io penso le veline mi farei. C'è un tizio che dice: ho deciso di chiamare mia figlia Caffeina, e perché mi tiene sveglia tutta la notte. Bobby Sessane è un cantautore. Io ho acceso giorni fa Facebook e ho visto una bellissima pagina di Eva 3000 dove parlavano di te. Cioè, chi vuole emergere, chi ha talento, e chi vuole coltivare il proprio talento. I can tell you something that we need. I'm the truth. Beh, ho lavorato con tutte, Luana Borgia, Selenge, Sicarizzo, Ilona Staller, tutte. E il farmacista la guarda e dice: la Madonna, vuoi altri 5 scatole di Viagra? No, voglio la crema per le mani perché il puro non è venuto. Qui è uno speaker di ciclismo, dico bene? Esattamente, mi occupo in prevalenza proprio di ciclismo. La moglie lo controlla spesso. Mi controllo ancora adesso che ho 73 anni, guai, e comincia a guardarmi, a annusarmi. Signori, sapete perché Moser non è riuscito a battere il record dell'ora? Perché in quel momento è scattata l'ora legale. Ci diamo appuntamento al prossimo lunedì. Silenzio, imbarazzo, due applausi.